Buongiorno. Eccoci qui, oggi a parlare di un argomento molto particolare. Non so se ti ha mai toccato questo argomento. Se tu hai qualche volta nella tua vita aspettato che gli altri ti rendessero felici. Mi spiego meglio. C'è qualche volta in cui sei stata coinvolto in una relazione, ad esempio, o piuttosto in un'amicizia? E hai riposto tante speranze in questa amicizia, in questa relazione. Dopodiché hai cominciato a notare in te un senso di insoddisfazione, magari portando la responsabilità alla persona che si trovava coinvolta in questo tipo di relazione con te. Ebbene, quando tu ti rendi conto di questo, e sei nell'aspettativa della felicità da parte di qualcun altro, ossia che quest'altra persona ti appaghi a livello di soddisfazione che tu stesso non riesci a pagare. Sappi che questo genera un grande conflitto dentro di te, prima di tutto perché un'altra persona non potrà mai, e poi mai colmare quel vuoto che c'è dentro di te. Quel vuoto che tu senti dentro, sei l'unica persona che può arrivare a colmarlo, perché dentro di te ci sono tantissimi luoghi, tantissime risorse, tantissimi talenti, tantissime cose che tu non hai mai esplorato, che tu non sai neanche di avere. Quindi, se tu non li metti a frutto, ossia tu non li utilizzi, puoi arrivare a sentirti molto molto insoddisfatto. Hai proprio bisogno di essere quello che sei. Semplicemente la tua soddisfazione è connessa a questo. Nel momento in cui tu cominci a esplorare te stesso e a utilizzare queste tue doti, e ti permetti di esprimere quelle tue parti meravigliose, perché comunque ciascuno ha delle parti meravigliose. E se tu non le utilizzi, non puoi sentirti bene nella vita, non ci sarà mai nessuno dall'esterno che ti appagherà, che ti farà sentire bene e che ti permetterà di colmare quel vuoto che tu senti nel momento in cui non realizzi te stesso. Per di più, se tu dovessi essere un'anima speciale, in particolar modo un'anima diamante, quel conflitto diventa ancora più grande. Tieni conto che, come succede normalmente, le persone, facciamo l'esempio di una coppia perché è la cosa più semplice e più evidente. Due persone si innamorano. Una delle due persone magari è più realizzata dell'altra persona, quindi si crea uno squilibrio perché una delle due persone mette tutte le aspettative della propria felicità, ripone tutte queste aspettative sull'altra persona. Quindi, cosa succede? Allora, nel primo momento in cui questo non creerà pagamento, questa persona non creerà l'appagamento che ci si aspetta, nel momento in cui cominceranno ad emergere le lacune e anche l'insoddisfazione, che comunque è lì e latente. Allora, la cosa più semplice è dare la responsabilità dell'infelicità all'altra persona. È la cosa più semplice ed evidente, ma come ben sai, ed è una cosa su cui insisto abbastanza, è proprio il fatto di prendersi la propria responsabilità. Allora, nessuno all'esterno di te ti può rendere felice o infelice. Sei sempre tu che hai una reazione alle situazioni che ti trovi ad affrontare nella tua vita. Quando tu ti trovi in una relazione e non sei una persona pagata, è normale che tu aspetti la soddisfazione dall'altra persona, ma non c'è niente di più sbagliato e di più fuorviante perché comunque questo ti porta intanto a sentirti insoddisfatto in una relazione che magari potrebbe essere una relazione bellissima e che potrebbe, se tu lavorassi su di te, anche durare tutta la vita, chi lo sa. Ma non si può creare un equilibrio se ciascuno dei due componenti di una coppia non si regge sui propri piedi.
C'è una bellissima metafora nel tango, no? Dove i due ballerini ballano molto bene quando c'è un equilibrio tra di loro, ossia ciascuno ha il proprio equilibrio e ballano insieme ascoltandosi una bellissima melodia. Questa è una bellissima metafora che dovrebbe essere una metafora connessa a tutte le relazioni, ancor più in una relazione di coppia, perché comunque ciascuno ha bisogno di essere, di esprimere se stesso e di avere un equilibrio, dopodiché si può creare un equilibrio di coppia. Ma questo ovviamente è possibile solo se ciascuno si guarda dentro e si permette di mettersi in discussione. Nessun altro dall'esterno potrà mai fare quello che tu è importante che faccia per te. Quindi, soprattutto se hai un grande scopo dentro di te, e anche se non l'hai scoperto, dentro di te c'è questa consapevolezza. E la tua anima tenderà a farti sentire insoddisfatto, un grande vuoto, fin quando non ti permetti di realizzare quel qualcosa che è latente dentro di te. Quindi ascoltati, esplorati e permettiti di esprimere il tuo vero essere, di fare tutte le cose che ti rendono felice. E di andare ad esplorare quelle che sono le tue bellissime risorse e poi soprattutto di arrivare a scoprire che cosa sei venuto a fare qui. Io ovviamente posso aiutare solo le anime diamante, ma tutto quello che facciamo assieme, quello che puoi fare seguendo questi video, ti può aiutare tantissimo, a prescindere da quello che sia il tuo cammino. Allora, adesso facciamo un piccolissimo esercizio che ti aiuterà a percepire la tua scintilla divina e la tua grandezza. Quando tu entrerai dopo questa esperienza in contatto con quella tua parte, ti ricorderai di chi sei, e questo ti darà una grande energia per permetterti ogni giorno di impegnarti, anche divertendoti, perché è un cammino divertente quello di scoprire chi sei, sul tuo cammino, di impegnarti sul tuo cammino. Per scoprire ogni giorno un tassello nuovo di te e vivere la tua vita con entusiasmo. Più tu sei felice, in equilibrio, appagato, e più sarà facile per te creare delle belle relazioni, sia a livello sentimentale che a livello di amicizia o qualsiasi altro livello. Ricordati che l'essere umano reagisce e si comporta, in modo non equilibrato quando vengono toccate le sue ferite. E ricordati anche che ogni essere umano legge gli eventi della sua vita attraverso tutti i filtri che sono stati creati dalle sue ferite. Non siamo tanto facilmente in uno stato neutrale per poter leggere la vita. Se tu percepisci il tuo vero essere e ti permetti di scoprire chi sei, e ancor più se è una delle cose che puoi arrivare a fare, di camminare veramente sul tuo cammino, questo ti permette anche di andare molto oltre alcune delle ferite che tu hai vissuto. Anche perché quando tu sei consapevole di chi sei, molto del dolore si placa immediatamente. Benissimo. Allora adesso chiudi gli occhi, fai un bel respiro. Ok, abbi pazienza. Sta arrivando un'energia molto molto calda. E la puoi già sentire. È un'energia che comincia a scaldare tutto l'interno del tuo corpo. Senti questa luce che si diffonde.
E adesso sta arrivando l'Arcangelo Michele. Che comincia con la sua spada a muoverla attorno a te, a recidere molti di quei filamenti che sono come delle reti che ti trattengono. Sono come una rete da pesca che ti impedisce di muoverti liberamente. E l'Arcangelo Michele le sta rimuovendo, tagliando, allentando, fino a liberarti. Respira profondamente. E ora con la sua spada di luce punta verso il tuo plesso solare, che si trova proprio sotto lo sterno. Comincia a far penetrare la sua spada di luce nel tuo plesso solare. La sua spada di luce ha il compito di rimuovere tutto ciò che non è utile. Tutto ciò che è un limite, un blocco, una resistenza, tutte quelle forme pensiero che ti stanno limitando nell'espressione di te e nella libertà di essere chi sei. Come una sfera di piombo nera viene rimossa dal tuo plesso solare, che ora inizia ad alleggerirsi e ad espandersi. E ora senti la luce della fonte che scende su di te, che ti avvolge e che penetra nel tuo corpo, oltre che nel tuo campo energetico. Mentre la terra ti nutre, portando energia attraverso le tue radici fino al tuo corpo. Respira. E ora nel tuo cuore si accende una luce. Una luce che in realtà era già accesa, ma che comincia a brillare. Potrebbe anche essere una lucina piccola, piccola, come la punta di uno spillo. Lascia che questa luce, che magari non hai sentito per tanto tempo, non hai percepito, pian piano riacquisti la sua luminosità, fino ad arrivare ad illuminare tutto intorno a te. Respira e lasciala espandere. Lasciala espandere sempre di più. Sempre di più. Ora si attivano delle bellissime spirali attorno a te per farti sentire al sicuro. E una luce laser arriva dalla fonte stessa. E la luce della tua scintilla divina comincia ad essere molto potente. Dai il permesso a te stesso di espandere questa luce. E comincia a sentire veramente la forza della tua scintilla divina che si esprime in questa espansione. Senti la grandezza del tuo essere sempre di più. Lascia espandere questa luce oltre i confini del tuo corpo. Lasciali riempire
Lascia che riempia questa luce tutta la stanza in cui ti trovi e che vada anche oltre le pareti. Oltre, oltre, sempre di più. Respira. E lasciala espandere senza confini, lasciala arrivare allo spazio. Allo spazio infinito. E sentiti uno con l'universo. Parte del tutto e senti che l'espansione è ora arrivata agli infiniti confini dell'universo. Goditi la tua grandezza e da quel livello potrai sentire che tutto è possibile. Molto bene. Goditi questa sensazione. E la parola d'ordine per arrivare a questo livello è espansione. E ti basterà pensarla, ripetendo questo esercizio, vedrai che sarà molto veloce arrivare a questa espansione. Espansione, espansione. Molto bene. Si sta bene in questo stato, vero? Molte persone dicono addirittura che non vorrebbero più tornare. Ma non si tratta di tornare perché tu sei contemporaneamente nel tuo corpo e sei contemporaneamente in tutto l'universo e quella potenza che senti è la tua potenza. Semplicemente l'energia della Terra e dell'universo, della fonte ovviamente, ti hanno permesso di sperimentarla. Di risvegliarla e puoi provare quella sensazione tutte le volte che ti permetti di fare questa esperienza ed è un bellissimo modo per vivere, quello di essere connessi alla propria luce, alla propria scintilla. Manifestare la tua vita da questa vibrazione e da quel livello di potenziale. È sicuramente un altro tipo di esperienza rispetto a quella che ti permetti di vivere solitamente. Puoi aprire rimanendo in questo stato i tuoi occhi e ti auguro una bellissima, bellissima giornata e ti auguro di vivere con una maggiore consapevolezza. Ricordati che realizzare te stesso è la tua priorità. Tutto il resto nella tua vita, le relazioni, il lavoro e tutto quanto riguarda la tua vita, tutti i ruoli che hai nella tua vita, tutte le situazioni che sperimenti nella tua vita sono un'espansione della tua vibrazione e l'espressione di quello che tu sei. Un abbraccio forte. Buonissima giornata. Ciao.